Chi vuole che? Che se vale? Chi vuole l'attaccati? Chi dazzi? Molti vorrei cotti, eh? Ah, guarda, stasera sono tranquillo come una Pasqua. Allora, è venuto Silvano. Come dire Silvano? Il bicchierai. Silvano il bicchierai è il professore di fisica e di matematica della mia figliola al liceo. Non ora, eh? Anni fa, tant'anni fa. Oggi in pensione. È uno delle colonne portanti di Circolo Resis. Ha fatto delle bellissime lezioni sulla fisica, su Galileo. Al circolo, sì. Ogni tanto viene qui, si fa due chiacchiere. Stasera sapeva da rimettere i crini all'arco di cerchi è un arco da viola, ma a parte quello, e lei sì, è bellino perché lì i cerchi da sopra, l'ho visto delle esperienze su quei dischi tondi, quadrati, ci mettono sopra delle foglie di tè, non le foglie di tè, delle aperte, sì, tè, camomilla, che poi con l'archetto passano sui bordo e si dispone secondo tenno sì, vabbè, lascia fare, vai. Spiegate a te come spiegargli nel gatto. Allora, è venuto qui che mi ha dato mano, sa, lui è un professore di fisica, quindi cioè, non sbaglia mai niente, cioè, per lui lo 0,001 è un errore inaccettabile. Allora, mi ha dato mano a mettere questa. A mettere i fini all'arco, no? Poi se tiravo un po' e se mi ha dato mano a fare questo affare qui. Poi a un certo punto gli ho confessato qual è il mio dramma, no? E sono a fare bischeri per il coso, per il salterio. Ora io questa macchinetta qui, francamente, ero molto pigro, però guarda che bellezza, cioè quando si vede, cioè lui è uno che quando comincia un lavoro, se non ha tutta la perfetta attrezzatura a portata di mano, un piano perfettamente pulito, lui non comincia nemmeno, no? Che già non so come faccia a accettare di entrare nel mio laboratorio che c'è un casino. L'altro giorno è preso in mano il filo della cosa lì, lo guardò, c'è un peciotto, no? Invece no, questa non lo voglio nemmeno vedere. è un preciso da a palla proprio, di quelli proprio. È un super preciso. E siamo lì e mi ha detto, e mi ha spiegato come fare, e mi ha fatto fare questo attrezzo, no? Perché fare 64 bischeri a questa maniera è da spararsi in una palla proprio, no? E allora, io ti dico la verità, a me di fare un attrezzo di genere mi era venuto in mente, però, hai visto, no? Il violoncello e il violoncello 4 bischeri, mi cominciava a venire in mente al quarto bischero, cioè quando mi cominciava a far male le mani, no? Schiera, adesso tu sei lì a fare che fa, mi metto a fare l'attrezzo e sono a fare l'ultimo fuoco, vabbè. Guarda, solamente questo sono 64 e gli hanno la presa lì, che non c'è verso di girarla. Schiera, ha visto una difficoltà e si è fatto questo discorso lì. Chiaramente, cioè, in quel momento le quotazioni dei bicchierai già erano elevatissime perché è il vate dell'Eliocopia, è il vate di Circolo Resis, ma in più c'è anche questa capacità di. No, è un perfezionista, cioè tutto quello che fa lui deve essere perfetto, cioè termine, un errore di calcolo non esiste. E si è fatto questo affarino qui e chiaramente mi sono reso conto che non essendoci nessuna fatica a fare questo affarino qui, ho detto allora stasera gli fa tanto, dico c'è Andrino, viene. No, è veramente comodissimo questo discorso qui. È d'un comodo servipolo. Sbagliato. Ma che sono scemo, eh?
64 whisky mi ci voleva 6 mesi per fargli, perché dopo 2 o 3 le mani e lì si chiedono di già andare in cavalleria. È bello perché si mette lì con la flemma, cioè lui non riesce a concepire una cosa che non sia stata studiata e viscerata fino alla noia. Io invece sono un empirico che quando fa le cose lo vedono che mi guarda inorridito, vuol dire no, perché poi valuta che lo potrei fare, però dice dentro di sé, siccome penso che un po' io di fiducia ce l'abbia, no? Insomma, sa che fuori gli strumenti, allora lui si dice dentro di sé, no, ma non è possibile. Quando invece io lo distruggo, lo meraviglio perché lo fa, e lui ci ha pensato, tu vedi l'espressione proprio triste, come dire, no, non è possibile proprio. No, ma veramente, è veramente un fate. È una persona che bisogna, infatti il fatto che la discussione è sempre interessante, qualunque essa sia, e non è poco, non è poco, perché poi la mia figliola mi disse, sta cercando delle persone in grado di fare delle lezioni tanto gratis, perché il Circolo Eretis non è basato su soldi. C'è l'unico che può farti una cosa di genere è Silvano Vicchierai, e io non l'avevo mai conosciuto. Una volta solo era andato a sentire la scuola e il liceo, aveva fatto un atteggiamento professionale, ma aveva detto la Caterina andava bene, non c'era problemi, e quindi io salutavo, venivo via. Caffè. Grazie Brillo. Grazie Pippi. Ah, che bellezza. Ora stasera finisco questi chicchi, così almeno tra domani e domenica e gli infilo tutti dentro. Poi si comincia a rifinirlo, perché è proprio finito. È proprio bellino il salterio, eh. Con questi bischierini fatti vai, stacca, dai, insomma la Adriana mi disse l'unico che può fare il caso tuo è il bicchieraio, e ci aveva proprio ragione. Ho fatto delle lezioni su Galileo, sulla... Oddio! Quando tu parli, tu ti senti sempre sotto interrogazione, eh? Qua ti ho fatto, dai, io... Non ci fa caso, ma l'atteggiamento di una persona che ha fatto il professore tutta la vita è il classico. Cioè, quando tu parli, no? Lui ti guarda in una maniera per cui... Se tu credi di essere chiaro, e quando lui invece con magari una piccola smorfia, una roba di questo tipo, ti fa capire che non ha capito che tu gli stai dicendo, tu invece di dirgli, bravo, falla finire, tu ti senti, diceva, quanto mi darà di voto. Davvero, è proprio classico, ma bravo, bravo, guarda, io sono qui, ora io fino a che non ho finito. Non smetto di fare whisky. A questo punto, anche se gli erano più di 64 whisky, forse ho un po' esagerato. D'altra parte il salterio e di essere fatto bene, se no se non suona non è un salterio. È uno schifo. No, tanto le corde e i cori sono doppi, per cui c'è tutta una ricchezza d'armonici più... ma scherzi, avere le note doppie è vuol dire,
Allora, portare il caffè alla Susanna, il bicchiere, se che l'ha preso il caffè, bene.